Allora, mentre preparazione tecnica, affrontiamo oggi un problema di tipo, una sindrome, diciamo così, di tipo internistico, particolarmente inquietante per il momento, è la diarroica. Diarroica in senso, sindrome diarroica, in senso di diciamo, manifestazione di perdita di liquidi in quantità eccessiva rispetto alle altre fecali, con una componente anche ovviamente diciamo più o meno idroelettrolitica, che può scompensare anche facilmente il pH e il livello idroelettrolitico del paziente. Naturalmente dovrebbe essere un giro, naturalmente naturalmente per quanto riguarda, come si chiama? Noi parliamo sempre di sindrome cliniche parlando dunque dovrebbe essere la diarrea, la D, parlando di diarrea naturalmente noi partiamo sempre dai casi clinici, e avendo noi un reparto come la medicina interna del professor Laffi al terzo piano a San Luca, che è strettamente correlato alla parte chirurgica e urologica, spesso capitano delle sindrome diarroiche correlate a patologie ben più gravi, ben più complesse di quanto possa essere la normale, diciamo, diarrea di tipo infettivo, che succede spesso nei rotavirus, nei bambini, eccetera. Per cui la diagnosi differenziale spesso è abbastanza complessa. Iniziamo con questo caso clinico. Donna di 53 anni, libera professionista, da 6 mesi diarrea acquosa, 6-8 evacuazioni al giorno, non associata a muco sangue. Dolore addominale con nausea e vomito che si attenua con l'evacuazione, importante calo ponderale più di 10 kg, peso attuale 48 kg. Ovviamente anche per la disidratazione. Attenzione, perché spesse volte queste sindrome diarroiche si complicano con un'ira, insufficienza renale acuta. E forse è più grave questa complicanza piuttosto che la sindrome diarroica scatenante. Non familiarità per malattie cardiovascolari e oncologiche, una sorella affetta dal morbo di Crohn, tireopatia da Hashimoto, padre deceduto per marasma senile, madre vedente, vedente, ipertesa. In patologica, nell'82 ha fatto un linfoma non Hodgkin, mediastinico, trattato con radioterapia e splenectomia. Recidiva nell'84, 2 anni dopo, trattata con chemioterapia. Cardiomiopatia ipocinetico-dilatativa ed ipotiroidismi iatrogeni da chemioterapia in trattamento con levotiroxina a dosaggio 75 mg. Nel 2004 ricovero ospedaliero per broncopolmonite a legionella pneumofila, un gramma negativo aereo che si manifesta clinicamente con ipertransaminasemia e ipossuremia. Quindi, nel caso di una broncopolmonite da legionella pneumofila, che è spesso correlata a infezioni tipo da condizionatori d'aria, sono soggetti che lavorano in uffici o stabilimenti, eccetera, se riscontrate un'ipossuremia con ipertransaminasemia, molto spesso con compromissione broncopneumonica dovete pensare a una infezione della legionella pneumofila. Nel 2006 valvuloplastica mitralica. Agli esami pre-ricovero cosa si riscontra di alterato? La velocità della retrosedimentazione e PCR negative sono indici di flogosia specifici, dovrebbe essere quasi inusuale ormai richiederla, e la PCR invece è molto più specifica per i fenomeni flogistici. Se invece c'è una infezione batterica, la procalcitonina è quella più specifica. Fibrinogeno aumentato, vedete aste alte con aumentate tutte e due, ma con un ritmo, con un diciamo, indice di deritis invertito, cioè è maggiore la prima, l'aspartato di origine mitocondriale, rispetto all'ALT di danno più che altro correlato all'infezione virale. Bilirubina totale aumentata, soprattutto l'indiretta, la gamma CT notevolmente aumentata, fosfatasi alcalina normale. Sono state fatte le indagini per il morbo celiaco, quindi anticorpi anti-aminasi, tutti negativi. Eseguita una colon TC senza alterazione degna di nota. Alla gastro,
polipo gastrico di verosimile natura cistica, mucosa digiunale, verosimile flogistica negativa per Helicobacter pylori, chiamato anche Satanobacter, perché l'eradicazione dell'Helicobacter pylori non sempre è efficace, spesso si ripresenta nel tempo. Valutata dallo specialista gastroenterologo che dà una terapia exovanticus, cioè somministra metronidazolo e mesalazione, considerandolo quindi un quadro di tipo di terapia exovanticus. Con minimo miglioramento dei sintomi. A questo punto sempre il gastroenterologo si riferisce al primario nostro della gastroenterologia e dice: ma senti, io la ricomererei perché quanta cosa non mi piace. Infatti entra, esame obiettivo è questo. Poi suggerisce. Allora, in primis che cosa c'è? Direi le condizioni generali, il paziente non si presenta in buone condizioni. Cachettica e disidratata. Quindi le perdite sono state notevoli. La disidratazione parla per una perdita di liquidi abbastanza importante. Non ha elemi definiti, il murmure è ridotto alla base sinistra con soffio bronchiale, è presente un versamento saccato, quindi con l'apice del versamento un soffio bronchiale, sempre sinistro, addome trattabile, non dolente né dolorabile, scusate. Pronto? Particolarmente depauperate, bene? Quindi ha espresso questo sintomo che direi diciamo, etichetta abbastanza chiaramente il quadro, no? Perché sia cioè, plastica, cioè un quadro abbastanza quasi preterminale e irreversibile. Diciamo stato cachettico, forse era meglio detto, stato cachettico, notevole disidratazione, cute anelastica di colorito bronzino, colorito bronzino cosa potrebbe suggerire? Sì, sì, c'era un neofito di rubina, anche questo colorito bronzino è un termine particolare, ad esempio c'è una malattia di fede che si chiama appunto, quindi ora forse questo è stato usato in termini più chiaramente, mentre per il torace va benissimo, il versamento pleurico saccato, nota a sinistra c'era un numero reciprocale ridotto, alla base sinistra non si fa chiaro. L'addome direi non dava nessun segno particolare. A livello invece di riflusso epidurale e dolore giugulare, questo quadro qui, positivo ovviamente, fa risalire una malattia cardiovascolare sottostante, una cardiopatia di cuscinetico dilatativa. Quindi riflesso epidurale positivo con modico turgore giugulare. Se tenete presente il turgore giugulare si vede a 45 gradi, spesso il paziente è disteso a letto, quindi non date positività di turgore giugulare se il paziente è in 90 gradi, mettete a 45, se c'è quello è turgore giugulare. Esami ematici. Direi non segni di malassorbimento. Cosa si va a testare il malassorbimento? Innanzitutto l'emoglobina, molto spesso il malassorbimento si associa all'anemia, anemia normocitica e normocronica, oppure macrocitico, megaloblastica, se c'è carenza o di acido folico o di vitamina B12, o addirittura normocitica, normocronica, con carenza di ferro, di vitamina B12 e di acido folico, perché l'RDV doppio è alto. Quindi la macchina legge una media di volume globulare normale,
Perché ci sono due popolazioni, una a microcitica e una macromagnetoplastica. Quindi, la solita legge della statistica delle macchine, quindi legge normale. In realtà ci sono ben tre carenze, acido folico, B12 e ferro. Però qui sembrava segni di assorbimento assenti. Formo glucositario, lo stesso proteine totali all'anemia, assetto marziale, folati, B12, la vitamina grossi, la vitamina D, nella norma. Bilirubina totale confermata intorno a 1,9, globuli, la gamma GT 8 positivi per le normali, innalzamento anche della fosfatasi alcalina. Che differenza c'è fra questi indici di colestato? Tenete presente, la gamma GT è sempre un indice di irritazione, di deficit biliare o di intossicazione da alcol tossici o farmaci. La fosfatasi alcalina è molto più, fra virgolette, seria. Quando si innalza vuol dire che è un indice di ipofunzione parentimale. Quindi, se si innalza la gamma GT, tutto sommato, è un deficit di secrezione biliare. E questa ce l'avevo. Lieve ipertransaminasemia con rapporto invertito, il famoso indice di Deritis, ok? Cioè la AST sulla ALT, l'aspartato aminotrasferasi sull'alanino aminotrasferasi. Napoletano, la scoperta, andiamo via. Abilità. Marquez CEA, CA 72,4, alfa fetta proteina, CA 19,9, tutti i livelli. Cromogranina A, un po' innalzata. Lo stesso CA 125 è un marcatore di neoplasia ginecologica. L'enolasi è neurono sensibile ai limiti superiori, però sia il VIP che il PP, la somatostatina, la gastrina e l'insulina erano i limiti. Esami copoculturali con ricerca anche del clostridium difficile, la più frequente infezione ospedaliera attualmente presente a livello mondiale è l'infezione da clostridium difficile, va bene? E parassitologia delle feci negative. I virus epatotropici A, B e C, la non pronuncizza mai, però può dare l'ipertensione nella fase acuta subacuta, prego. Perché non ha fatto il Marquez? Per l'ipertransaminasemia. Marquez qua? No, c'era. Perché alla fine. Allora, perché c'era questa cachessia neoplastica che poteva far pensare a una forma, anche non localizzata, ma diffusa di tipo plastico, quindi hanno esplorato le forme addirittura primitive del fegato, che la fase proteina, a parte il primo testicolare, sono dell'HCC, e il CEA per le forme di tipo addominale generico, gli anticastri. Allora, attenzione, la ricerca dei marcatori, la ricerca dei marcatori neoplastici non si fa mai in prima parte, se non c'è un chiaro segno clinico di rimando, perché costano, bene, e spesso, e purtroppo succede soprattutto anche in gastroenterologia, se vengono positivi e magari non c'è nulla, devi spiegare perché è positivo, il che vuol dire fare ulteriori indagini. Quindi attenzione ai marcatori, la richiesta a marcatori tubulari. Qui invece i marcatori virali, appunto, con gli autoanticorpi e organo specifici sono risultati negativi, ad eccezione degli antimuscolo liscio 1,80. Voi gli dareste un valore a questo 1,80? Cioè un CC di sangue diluito 80 volte e ancora sono presenti al muscolo liscio. Dareste valore? Direi di no. Va bene, cioè ni potrebbe essere un valore importante, ma non è sicuramente dirimente. I valori dirimenti sono 1,160, 1,820, eccetera, diluzione ulteriore. Ok? Riste, raste per inalanti ed alimenti negativi. Andiamo sugli strumentali. La prima indagine che si fa in questo caso a livello addominale è l'ecografia. L'ecografia è innocua, ripetitiva, dà molte informazioni, non certo sugli organi cavi, ma insomma, sugli organi parentimali. Si può fare anche sulle ansie intestinali, dei digiuni e del colon, quindi insomma, l'ecografia è la prima indagine. Vene sovraepatiche dilatate con flusso epatotico. Perché? Il ritorno venoso verso il cuore è importante e quindi le vene hanno un regime pressorio molto basso, sbilato. Infatti non fanno l'opatia di quello che stesso. Non alterazione dell'ultima ansa ileale, perché poteva essere un quadro tipo cromo.
colonoscopia, sbattuscio invasivo, esame condotto fino al fondo cecale, aspetto diffusamente atrofico della mucosa, più evidente a livello dell'ascendente, la biopsia, note fugistiche specifiche del colio mucoso. Tacchi d'addome completo, un mezzo di contrasto, aspetto atrofico del corpo della coda pancreatici, con dilatazione del virsung secondaria a stenosi in corrispondenza dell'istmo pancreatico, dove si rileva presenza di tessuto solido con enhancement e contrasto grafico che determina irregolare substenosi della confluenza tra la vena mesenterica superiore, il primo vaso venoso digiunale e il tronco comune portale, associata a trombosi della vena sclerica, reperti non rilevabili entrambi in un'indagine precedentemente eseguita dal giornale. Quindi qui c'è un richiamo specifico, localizzato, con conseguenze anche emodinamiche abbastanza chiare. Si va al gruppo oncologico multidisciplinare. Quando c'è da decidere cosa fare, in certi casi è meglio farlo insieme ad altre competenze, specialisti, radiologi, chirurghi, assistenti, internisti, medici. Riunioni, abbiamo più o meno 20-30, ci si trova insieme, si crea in risonanza e si valuta il da farsi. Biopsia pancreatica transaddominale, qual era il pro? Il pro era no per necessità di narcosi, il contro, componente desmofibrotica importante, elevato rischio di falsa. Purtroppo, quando si va a fare una fine needle biopsy con possibilità di campionare anche delle cellule, sicuramente se si va sul tessuto desmoide o fibroso, spesso la biopsia, pur essendo nell'ambito della componente sospetta di tipo ovviamente di scarocinetica, viene negativa o comunque viene contro il fibroso desmoide fibroso e quindi non ce ne fa niente, il che è un problema, perché il paziente deve subire un intervento, eccetera, e poi dopo c'è anche una risposta che non è dirimente, quindi insomma, può essere, e si era discusso di questo. A questo punto, fra le due, si è preferito fare appunto una, diciamo, metodica invasiva, andando ovviamente a campionare con un ago un pochino più grosso questa sospetta neoplasia, ed è venuta appunto la neoplasia neuroendocrina di origine pancreatica. L'immunistochimica ha dato una sinaptotossina, cromogranina positiva, un indice di proliferazione, guardate un po', 1%, molto crescita, un indice di proliferazione molto basso. All'octo scan, che è specifico in questo caso perché essendo un tumore neuroendocrino, la medicina nucleare è uno degli esami principi della medicina nucleare, l'octo scan, ci ha confermato la presenza di lesioni pancreatiche con espressione di recettori per la somatostatina. Attenzione, senza localizzazione a livello epatico. Spesso queste forme, anche se di piccole dimensioni, già tendono a ripetersi epatico, per ragioni emodinamiche di flusso epatico dal pancreas al fegato. Conclusione: tumore neuroendocrino a partenza pancreatica, paziente inoperabile per importanti comorbidità, dal volo non fuori questo ovviamente, essendo una classe 2-3 secondo il New York Association, fibrosi polmonare sia attinica che post chemioterapia dal precedente linfoma, quindi l'operabilità di questi pazienti, l'anestesista la prima cosa che dice che valuta è se metto sotto i ferri questo paziente, il chirurgo farà anche il suo, però poi magari il paziente o resta sotto i ferri, tra virgolette, o mai in animazione di promesso, perché ovviamente devi fare il peso delle due cose. Strategie terapeutiche, anche perché avendo una diagnosi di tumore neuroendocrino c'è la possibilità dell'ormone. La riotide, long term, una iniezione, che diciamo controlla anche per mesi, anche per anni, queste forme, che sono piccole, a proliferazione molto bassa, chiaro? Sopravvivenza a 5 anni, 50-75%. Ovviamente necessita di follow up, o gastroenterologico, o oncologico, lui, cioè il referente che è più sicuro di andare da uno dall'altro, però sicuramente è necessario questo follow up. Andiamo ad un altro caso clinico. Da più di 12 mesi episodi di diarrea, non c'è una diarrea cronica da più di 6 mesi, ma episodi di diarrea da più di 12 mesi. In recrudescenza attuale, anche oltre 10 scarichi al giorno,
di tipo acquoso, non associata a sangue, talora a muco, non responsiva a sintomatici. L'operamide e buffini di scopolamina sono i più frequenti sintomatici delle forme di diarrea. Questo ovviamente capite bene che più che diarrea acuta, sono diarrea cronica, che poi sono quelle di più alto interesse internistico. La diarrea acuta è tipo infettivo, si autolimita spesso a un'eziologia anche batterica, spesso virale, e la terapia è abbastanza facilmente effettuabile, senza REM4. Incremento ponderale da 3 anni per cessazione di tabagismo, di solito la diarrea con disidratazione da perdere di peso. Lei aveva cessato il fumo e la cessazione del fumo spesso si associa con l'incremento ponderale. Entra al DEAS per diarrea profusa con fisci liquide chiare, prurito anche notturno. In patologica prossima, a gennaio 2017, meteorismo dove addominali scariche di eroiche 4-5 al giorno, nel sospetto di Crohn eseguito terapia a base di esalazina e steroidi senza benefici. Ultimamente per recrudescenza del prurito, soprattutto notturno, con sudorazione, talismo, scialorrea, lieve fuga al cuore capelluto, contatta un consulente immunologo, il quale richiede una diretta dell'addome e un'ecografia dell'addome, che risulta di cioè la scialorrea o l'eccessiva secrezione biliare. Esami ematici. Anche qui c'è un fibrinogeno alto. Il fibrinogeno alto spesso è indice di globus, infiammazione. Spesso si trova nell'anziano associato a un'aterosclerosi ongoica. Quindi il fibrinogeno ha una sua importanza. Tenete presente che il fibrinogeno basso è tipico della cirrosi epatica in fase avanzatissima. Sotto 100 è prognostico negativo e si può dosare il fibrinogeno sicuramente dosando il fibrinogeno ematico oppure associando la valutazione del fibrinogeno ad altri indici di coagulazione e di fibrinolisi, come più modernamente viene fatto con il test del Rotem, non so se avete mai sentito parlare, che praticamente sarebbe una tromboelastografia rotazionale, sono degli apparecchi che sono in dotazione alle rinnovazioni o ai centri trombosi, perché c'è anche un centro trombosi di Careggi e nella rinnovazione di Gaudio, da noi perché la domanda saluta si utilizza spesso, però da una indeterminate condizioni, soprattutto preoperatorie o di sanguinamento o di deficit particolare, ad esempio come del fibrinogeno, ci dà un quadro della coagulazione intrinseca, della via intrinseca della coagulazione, della via estrinseca dei fattori piastrinici e anche della fibrinolisi. Quindi ci dice se magari il paziente con fibrinogeno a 60 ha carenza, quindi ha necessità di fibrinogeno oppure ha necessità anche di piastrine oppure di succedanei anche del plasma, fattori della coagulazione carenti, insomma è uno studio un pochino più completo dei fattori della coagulazione rispetto a quello che può essere l'attività protrombinica e la PTT, che sono i classici, diciamo, le classiche spie della via intrinseca e estrinseca della coagulazione e del fibrinogeno. Questo aveva appunto il fibrinogeno aumentato. In questo caso c'era anche un aumento delle transaminasi con sempre la prevalenza della forma mitocondriale dell'aspartato rispetto all'amino, bilirubina lievemente aumentata, anche in questo caso per tutta diretta, anche qui c'era una gamma di T aumentata, fosfato alcalino normale. Gli anticorpi per la ricerca del morbo celiaco erano negativi, eseguita una colon TC senza alterazioni degne di nota, un'attacca diretta con rilievi di alcune linfoadenopatie, per il resto l'esame era perfettamente negativo. La gastroscopia ha dato rilievo di un polipo gastrico di idrosimile natracistica con mucosa regionale lievemente fugistica, ricerca degli HLO negativi. Invece per quanto riguarda la colonoscopia e l'endoscopia non è confermata la malattia del Crohn, di cui invece c'era sospetto, gennaio 2017, biopsia flocosa specifica del colon, normale aspetto della mucosa ileale, colica, si eseguono biopsie per sospetta colite microscopica.
esito della biopsia del colon, non colite microscopica. Indagini ulteriori, fibrinogeno questo all'ingresso era un pochino diminuito, le transaminasi erano normalizzate, la bilirubina è ritornata normale, lo stesso la gamma GT, la colalemia era inferiore a 2, che vuol dire colalemia? Quindi perché il prurito anche notturno ci aveva fatto pensare che ci potesse essere una sindrome colestatica, quindi una ritenzione salivare, una colestasi, e questa era negativa. Infatti sì, non, il prurito era cessato, il latte era negativo, diciamo alterazioni particolari non c'era niente, non c'era niente. Okay. È stata fatta una PET negativa ad eccezione del metabolismo glucidico assai lieve di alcuni linfonodi ilari polmonari bilateralmente che si associavano a queste linfadenopatie trovate poi alla TAC, però linfonodi basta. La gastro era sostanzialmente muta, lo stesso la TAC senza e con mezzo di contrasto che riconfermava appunto la presenza di piccoli linfonodi mesenterici maggiori di 5 cm, la risonanza era dopo senza con mezzo di contrasto negativa, a questo punto il follow up è dato per la clinica. Il follow up ovviamente ha fatto sì che lei fosse dimessa e fosse seguita ambulatorialmente in 4-6 mesi con controllo che era scientizzato, ma sostanzialmente il quadro si era risolto. Questo invece è un signore di 67 anni che nel gennaio del 2017 accede in DEAS per dolore addominale e fossa iliaca destra, febbre e leucocitosi. Allora qui c'è un quadro ben più chiaro, no? Un dolore, febbre, non tumefazioni rilevabili, Lumberg e Rossi, ovviamente positivo di fossa iliaca destra, TAC, risonanza della regione mesogastrica, informazione 3 cm, ipodensa, cioè una paradipo, rispessimento consensuale del mesentero, multipli linfonodi subcentimetrici. Altra cotività con AMS, l'artero mesenterico superiore, presumibilmente neoformazione neuroendocrina da correlare con i dati clinici. Questo è l'esito della TAC di risonanza fatta al pronto. Octreo scan preoperatorio, due focali captazioni di regione mesogastrica paramediale destra riferibili a neoplasia neuroendocrina. Torace negativo. A questo punto, sentite perché l'importante è questo, intervento chirurgico, perché c'è dolore, febbre e leucocitosi, quindi c'è un richiamo ben preciso, parte risonanza magnetica positiva, si va direttamente all'intervento chirurgico. A 5 sì. Perché volevano confermare che non ci fossero ripetizioni a livello di altre strutture organiche, soprattutto a livello toracico e soprattutto padre. Ah, comunque era processo su vetro, certo. A circa 50 cm dalla valvola iliocecale, ansia ileale substenotica per neoplasia infiltrata alla radice del mesentero e valvola iliocecale. Impossibile l'asportazione del blocco, ovviamente quando si arriva alla tavola operatoria ci possono essere questi. Esibita resezione dell'alza stenotica con anastomosi laterolaterale. Esame istologico, una presia neuroendocrina ben differenziata, infiltrante profondamente il tubito muscolare della parete intestinale, nessuna documentabile proliferazione neoplastica nei limiti di resezione e nei 9 linfonodi esaminati. Anche qui vedete l'indice di proliferazione molto basso, 2%, quindi sono neoplasie che crescono molto lentamente. Si manifestano, sì, ma sono molto lenti. Anche in questo caso si è fatta la discussione multidisciplinare dopo l'intervento, ripetizione di ultrascan a tempo per vedere se c'è una diffusione dopo la asportazione del primitivo. E il dosaggio le manche se si conferma positivo. Presa in carico dall'oncologo per la terapia. Sembra sia l'ultimo, madre ceduta all'età intestinale. Scusate l'errore, non mi ricordo questo ormai, vabbè, lasciamo fare. Riferisce alterazione dell'albo, dolore addominale, calo ponderale circa 6 kg nell'ultimo mese, e questo è un calo ponderale importante. Addome trattabile, dolore all'età in fossa iliaca destra, dove si apprezza tumefazione, BLD.
pancoloscopia con biopsia, lesione proliferativa infiltrante ulcerata che occupa i 4 quinti del numero del cerchio e si estende per 5 cm. Carcinoma neuroendocrino positivo per sinaptofisina e CD56. Ecco al dolo negativo, vediamo i matici, sostanzialmente negativi, qui sono stati estesi anche altri marcatori tumorali, occhioscan e area di accumulo del tracciante in fossa lì a destra, lo stesso, l'occhioscan è specifico in queste forme, veramente utile. Torace negativo, intervento, neoplasia estesa al colon ascendente, affiorante sulla serosa infiltrante l'ultima ansa ileale, linfadenectomia radicale, emicolectomia destra per via laparoscopica, quindi robotica, anastomosi ileocolica, lateral-laterale. Anche qui, neuroendocrino infiltrante di stroma di corso sotto serosi è uno dei 16 linfonodi esaminati. Attenzione però qui, il KI67 è 90%, quindi altamente proliferante, quindi la prognosi è più riservata. Infatti c'è un T3, un linfonodo senza pedastri. Questo è l'andamento della cromogranina del vaso neurosensibile e del ciclo idrossindolacetico prima di un intervento. Vedete come si calano i momenti. No, un altro, diamo il mendito, linfoma per tensione per essere convittoria del retto, in corso accertamento questa reazione di linfoma risponde all'attacco di fibrazione solida della testa del pancreas. Un aumentato enhancement di 20 per 16 mm a markers negativi. Attenzione, markers per il pancreas, qui erano stati chiesti quali sono per il pancreas? Giga. CA19. Comunque saranno richiesti due, CA19 non c'è. Sono quindi specifici. Fine needle ago biopsy, tumore neuroendocrino. Ecoendoscopia, lesioni pericocita disomogenea a margini modulati. L'ecoendoscopia è praticamente un esame di secondo livello, non è che si fa in prima battuta, però è un esame che permette tramite l'endoscopio di fare un'ecografia nella zona della testa pancreatica e tramite l'endoscopio anche fare una fine needle biopsy. Quindi non è un esame, pur essendo di secondo livello, ma è molto altamente specifico e altamente utile per certi aspetti, quando soprattutto le formazioni tumorali affiorano più o meno in corrispondenza del nudo duodenale. Lo stesso l'ottimo scanner ed è quello che entra verso forma del dolore. Torace preoperatorio negativo. E a questo punto viene fatto l'intervento chirurgico, lesione della testa del pancreas circa 2 cm, duodeno, cefalo, pancreatectomia, secondo Wimpo, non dite pancreasectomia. Non dite pancreasectomia, pancreatectomia. E spesso si vede anche questo. Duodeno, cefalo, pancreasectomia. Non è pancreasectomia. Pancreatensi, quindi genitivo, pancreatensi, pancreatensi, però non passa, non so più. Ma non è che mi dia noia, in genere si scrive così. Con gas digiuno anastomosi, secondo mio dottore. Tumore neuroendocrino, C2, cromogranina e sinaptofisina con citocheratina 4 positiva, positivo il KI67 nel 13% delle cellule neoplastiche, margini interni, quindi è un T1, N0, N0. Quindi una prognosi più benigna rispetto a quello. Allora, perché, ora questo lo salto perché sennò, cerchiamo di andare, perché vi ho presentato queste forme? Perché sono quelle interisticamente che a noi ci capitano molto più spesso. Non è che le diarree sono tutte così, va bene? Anche perché nell'ambito della classificazione delle diarree queste vengono considerate come forme più rare. Ma da noi, non so perché, ma sono abbastanza frequenti. Forse perché questa vicinanza con la libera professione, cioè il responsabile della parte nominale della robotica Coratti, poi Perilli, poi il Farsi, che ora stava nominato da Siena, per lui, insomma, con lui, ecco, con tutta questa gente, in genere queste fasi sono abbastanza frequenti ad osservarsi. Però se. Come? La domanda. Certo. Sai, erano diarree acquose scatenate ovviamente da una forma normale, neuropediatrica, quindi erano tipo in genere acquoso, limpido, non c'era muco, non c'era sangue, quindi insomma abbastanza chiare ed erano croniche. La caratteristica fondamentale del tumore neuroendocrino è che ti dà una diarrea acquosa cronica.
che non spieghi da un punto di vista, non c'è febbre, c'è un quadro diciamo infettivo chiaro, non c'è diciamo presenza di muco o sangue che può far richiamare alle forme infettive o anche il morbo di Crohn, la retroperitonite, quindi è un po' particolare, però sono tutte quante, come avete visto, molto caratteristiche, acquose, abbondanti, associate spesso a disidratazione e anche a anestesia, proprio, quindi insomma, una diarrea un po' particolare. E guardiamo come si può inquadrare, vedete, diarrea infettiva ad esempio, no? Questa è la forma più frequente del giovane, del viaggiatore, dei bambini, no? Quindi diarrea infezione virale, batteriche, parassitarie, oltre il 90% di tutte le diaree sono queste sono le proprie diaree. E si isolano in coagulatura, all'esame delle feci, che è fondamentale la diarrea, fai la coagulatura. Il microscopio, il batterioscopio, e trovi questa roba qua. Le più frequenti sono queste: i norovirus, i rotavirus, il citomegalovirus, la shigella, la salmonella, campylobacter, yersinia, Escherichia coli, lo stilo difficile, la giardia lamblia, il criptostoridium, l'etameba stolitica. Ora attenzione, perché la giardia lamblia e l'etameba stolitica cominciano ad essere diagnosi ipotesanti, perché può esserci una mebiasi, ad esempio, non solo intestinale, ma anche epatica, magari c'è anche un eccesso epatico. Quindi insomma, attenzione, la diarrea di per sé può essere l'epifenomeno di un anche diffusa ad altri organi apparati. Le forme più frequenti sono queste qui, infezioni virali o batteriche, campylobacter, yersinia, Escherichia coli. Le infezioni più frequenti nell'ambito dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi sono le Escherichia coli. È l'agente infettivo più diffuso. Attenzione a quella, a livello mondiale, infezione da Clostridium difficile. Perché spesso cioè il paziente è stato trattato con antibiotico terapia per parecchio tempo e si isola il Clostridium difficile. Eccolo qui infatti, il principale fattore di rischio è alterazione della flora batterica attribuita da pregressi trattamenti antibiotici, e chi non fa antibiotico terapia, quasi tutti. Se questa antibiotico terapia è protratta nel tempo, si latentizza un'infezione da Clostridium difficile. L'aspetto caratteristico della diarrea da Clostridium difficile è l'aspetto il colore, va bene? È una diarrea verde, va bene? È tipica, sono parecchie scariche, non è una scarica sola, sono più scariche, anche abbastanza ravvicinate nel tempo, la donnina non ti nulla, prima ancora che tu arrivi al reparto è l'infermiere che ti dice guardi che ho fatto 7-8 scariche, bene, subito così è difficile, colore verde, bene, vedrai quello. Magari antibiotico terapia già da 10 giorni, pluriantibiotico terapia, magari per broncopolmonite con complicanze, fa la diarrea effettiva da Clostridium difficile. Questo è il nostro comune vivere, no? di parte. Aspetti clinici: dolore addominale, malessere generale, diarrea acquosa dopo pochi giorni o 2 settimane di trattamento con antibiotico o più antibiotici associati. In alcuni casi può causare diarrea fulminante e megacolon tossico, che richiede chirurgia d'urgenza. Onore del vero, megacolon tossico da Clostridium difficile non visti soli, però erano brutti, si chiama il chirurgo, si fa anche il chirurgo, non ci scherzo, c'è bisogno di rarefazione della mucosa addominale con rischio di perforazione, quindi prima di arrivare alla perforazione si chiama il chirurgo, il quale dice no, qui va purtroppo e si fa la chirurgia. Attenzione. Diagnosi: tossina alle feci. Tossina, Clostridium difficile nelle feci, esame fecale. Terapia: la terapia del Clostridium difficile è semplicissima. Metronidazole, il commerciale, sapete, c'è nel portale farmaceutico più di 4 milioni di farmaci, perché sono non commerciali. In realtà, i veri farmaci utili, quelli essenziali, sono 350, 360, poi ci sono surplus dei nomi, eccetera. Metronidazolo è sicuramente uno dei farmaci TOC per il trattamento dell'infezione da Clostridium difficile. Vedete, dosaggi da 500, sono 1 grammo, 2 grammi al giorno sono sufficienti per trattare l'infezione da Clostridium difficile. Qualora non ci sia la risposta al metronidazolo, si passa alla vancomicina per os 2 grammi. La vancomicina insieme al metronidazolo praticamente cura il 90-95% delle diarree da Clostridium difficile. Sono questi i due farmaci principali.
La fidaxomicina, che è venuta dopo, o addirittura la terapia biologica inserita ora nel fondo spagnolo iniziale Careggi, che sono limiti anche per costi, sono un po' di nicchia, grazie a Dio, perché insomma, fidaxomicina e il Dificlir è già insomma, un costo un pochino più elevato degli altri due, sicuro che non si arriva al costo del biologico. Comunque c'è la sperimentazione per il trattamento delle infezioni a Clostridium difficile resistenti a tutti gli altri tre. Qualche paziente c'è. Diarrea secretoria. Diarrea secretoria è lassativi osmotici, antibiotici, senza infezione a Clostridium difficile, infezioni parassitarie, overgrowth batterico del piccolo intestino, la crescita, la supercrescita batterica a livello del piccolo intestino, malassorbimento del sale biliare, una resezione ileale, una sindrome post-policistectomia, causa endocrina, tumore endocrino, gastrinoma, ipertiroidismo, il tiroidismo spesso si associa a una diarrea del tipo secretorio, carcinoma midollare della tiroide, insufficienza della surrene, pipoma o pipoma. Okay. Con questo l'aspetto, con questo aspetto della diarrea, vi potete orientare quasi al 90% verso queste patologie. Ne restano fuori pochissimi casi. Quindi se avete una diarrea secretoria andate su questo aspetto. La sindrome da carcinoide, questa è abbastanza caratteristica, ovviamente la sindrome da carcinoide che cosa implica? Implica che il tumore neuroendocrino abbia metastatizzato al fegato e quindi tramite il fegato si abbia una sindrome clinica che può interessare anche il cuore fino addirittura alla valvola tricuspide, può avere la tricuspidalizzazione del tumore neuroendocrino. Presenza quindi di metastasi epatiche che permettono il rilascio di ormoni direttamente nel sistema circolatorio senza la clivenza epatica, con eccezione di tumori neuroendocrini ad origine toracica, ovviamente toracici bypassano il circolo cardiaco. Clinica, diarrea, primo, flash, arrossamento, proprio l'aspetto caratteristico del carcinoma. Episodi asmatiformi, fino alla valvulopatria tricuspidalica, non come si fa sempre. Insufficienza della tricuspide da carcinoide con metastasi. Interessamente la valvola tricuspide. Sindrome da carcinoide. Diagnosi, laboratorio specifico per la carcinoide e il dosaggio nell'urina delle 24 ore dell'acido 5-idrossidoacetico, metabolita ovviamente la serotonina. L'escrezione normale del 5-idrossidoacetico è inferiore a 10 mg di EM. I pazienti con sindrome da carcinoide deve essere di solito superiore a 50. Ovviamente il test più sensibile è l'elevazione dei livelli plasmatici della cromogranina A. Sono tutti esami che si possono richiedere. Ovviamente quando si richiedono questi esami ci deve essere una guida clinica ben precisa, perché l'esame costa. Quindi lo richiede se c'è la clinica, non lo richiede assolutamente se la clinica non c'è. Come si fa in medica, no? Quindi se ti richiede un esame in più, o la tua assicurazione, se non c'è un'indicazione, mi sembra giusto, no? Uno si richiede esami aspettativi. Strumentale, se il tumore è nel raggio d'azione, è endoscopia, ovviamente. La scansione TC con e senza mezzo di contrasto è usata per identificare le metastasi epatiche. La scintigrafia può essere utilizzata per identificare le metastasi prima dell'intervento per la capacità di legarsi al recettore della somatostatina presente sul cervello tumorale. Trattamento, vedete, octreotide, lanreotide, pasireotide, sono tutti quanti analoghi che inibiscono la proliferazione del tumore neuroendocrino. Chirurgico, soprattutto citoriduttivo, come in tutti i casi che sono visti prima, quindi la primitività che viene ridotta. O trattamenti loco-regionali come embolizzazione o radiofrequenza sulle classi separate, che sono, tra virgolette, pure palliativi. Diarrea infiammatoria, clinica, sangue e muco nelle feci non coerenti. Sangue e muco, attenzione, il muco è una cosa un po' diversa. In genere, all'EGA, è spesso presente alcalosi metabolica. Il reparto non si può esimersi dal fare un EGA in questo caso, perché il pH tende ad aumentare, i bicarbonati tendono ad aumentare. C'è un'alcalosi metabolica abbastanza facile da diagnosticare. La seconda, il prelievo arterioso, è facile. In pratica, anche l'EGA
raffinamento. Leucociti o proteine leucocitarie, la protettina, la tofferina LFC, eziologia, inflammatory bowel disease. Primo, buco sangue, diciamo, malattie infiammatorie. Tumorale, carcinoma del colon retto, sicuramente. Enterocoliti da radiazioni, soprattutto enterocoliti attivi, da radiazione e esposizione a raggi, anche professionali, due radiologi. Carriera, anziani che hanno un'entropatia da raggi. Ma c'è la protezione? Sì, però sai, la protezione c'è, però non è lavorato, non lo dico, sai, la protezione c'è. Ma poi la protezione c'è. In sala geografica, in sala radiologica non puoi mai andare senza protezione. Però, nonostante quello, hanno fatto un'entropatia da raggi. Mastocitosi, ischemia, colite ischemica. Attenzione, se il soggetto è anziano, se ha una patologia aterosclerotica, se presenta manifestazioni ischemiche a più organi e apparati e manifesta una diarrea infiammatoria con scarichi, non pensate subito all'infettiva, pensate a una focalizzazione dell'ischemia alla tariosettaria inferiore o superiore, più frequentemente l'inferiore. Quindi fate un altro TC e andate a dimostrare le placchettine presenti nelle arterie, ok? Diagnosi ovviamente endoscopica e biologica. Steatorrea, non così frequente, devo dire, bene? Quindi sono delle feci, diarree con feci, spesso lipide, ma con componente lipidica più abbondante della norma. Lo riferisce il paziente stesso, bene? L'attacco sul water, quando defica, cioè, insomma, questa componente, diciamo, oleosa, emissione di feci francamente grasse, oleose, malodoranti e fluttuanti. L'eziologia è varia, diciamo che il cirrotico lo può fare, però per ragioni, perché c'è una sindrome colestatica e una ritenzione di sali biliari, però non è tipica del paziente cirrotico, ma è abbastanza frequente nelle resezioni ileali, soprattutto morbo di Crohn, che ha subito più resezioni del tempo. E purtroppo il morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa meno, ma non per Crohn, va incontro a steatofibrosi, e queste zone fibrotiche reattive e retrattili poi sono soggette a resezione chirurgica. Queste resezioni, vabbè, levano la stenosi di tutte, però che succede? Determinano la sindrome di intestino e l'assorbimento ovviamente di grassi è deficitario, per cui questi grassi restano all'interno del lume intestinale e vengono emessi, ed ecco che viene la steatorrea. Quindi la resezione ileale la metterà più posto rispetto alla cirrosi. Ostruzione del miocardio ovviamente, disfunzione pancreatica, soprattutto pancreatiti croniche, fibrocistica in secondo e abbastanza secondo terzo aspetto, perché non è così frequente. Morbo celiaco, ischemia della mesenterica cronica, della mesenterica cronica, sindrome dell'intestino corto, quello si diceva prima delle resezioni ideali, overgrowth batterico, cioè la crescita, l'ipercrescita batterica. Ecco una classificazione più seguita per le diarree croniche. Queste sono le più comuni cause, e cioè la sindrome dell'intestino irritabile con diarrea, primo posto, è il colitico cronico che non ha nulla, che ha una diarrea cronica per sindrome dell'intestino irritabile. Ma dal punto di vista psichiatrico ha dei problemi, somatizza, eccetera, a un certo punto ha anche manifestazioni diarroiche che fanno pensare a qualcosa di organico quando l'organico non c'è nulla. Ma è frequente, specie nel soggetto giovane, anche spesso in ambulatorio si vedono questi soggetti con colon irritabile. La diarrea ad acidi biliari. La dieta, vedete, soprattutto certe diete anche indotte, cioè uso di determinati saccaridi, mono, oligo, disaccaridi o polioli, che determinano ad esempio un deficit di lattasi, oppure sorbitolo, lo xilolo del chewing gum, i soft drinks, certe sostanze che contengono migliori della l'adenosina monofosfato ciclico, quindi caffeina, caffè, tè, cacao, cioccolata, messo a Red Bull, non posso non dirlo, c'è, va bene? Scusate, forse la pubblicità c'è una cosa, però esiste, va bene? La dieta chetogenica?
anche questa sì, perché è sempre un monooligo di saccaride, monosaccaride assunto in quantità eccessiva rispetto alla norma, che può determinare una diarrea osmotica ovviamente a livello intestinale, no, cronica. Quello che si mangia più quasi. Non ho capito. La dieta chetogenica. Si basa su grassi, proteine, senza carboidrati. Ah, la chetogenica, beh, oddio, questa no, in genere no, non si associa. No, no, avevo capito un'altra cosa. No, chetogenica no, anche perché sono soprattutto i zuccheri che richiamano acqua e che determinano per osmosi un aumento della componente liquida, perché ritrattenendo molta acqua praticamente danno delle osmosi. Infatti è spesso associata a chi mangia sorbitolo, xilitolo, chewing gum spesso, oppure anche soft drinks, questa è abbastanza più, perché sono ricchissimi di zucchero. Alcol in eccesso, c'è un ambulatorio di fisici, spesso riferiscono di diarrea, perché bevono alcol in eccesso, proprio l'introito eccessivo di CH3, CH2OH che si associa a diarrea. È facile fare la diagnosi, ti basta fare il test dei capelli, basta vedere alta, basta avere alcune cose che si sono contattate, ma io non bevo, però è difficile dire che uno non beve quando lo si vede davanti con gli esami, capito? Insomma, sotto gli occhi, è venuto uno ieri, ma non mi rendono la patente, capito? Fammi l'esame, non mi rendono la patente, il test del capello è 3 volte positivo, la GT c'aveva 300, il volume con la 102, ma insomma, mi dica qualcosa e non si dicono nulla, gli esami parlano da sé, no? Non è che ma sono tosti. Eccesso di liquirizia, cosa fa la liquirizia? Aumenta la pressione, sì, perché contiene l'acido glicilico che è ipertensivante, è una delle cause di ipertensione arteriosa secondaria, e aumenta anche il reflusso gastroesofageo insieme alla menta. C'è un prodotto, non facciamo pubblicità, che oggi ho messo a dare lui, c'è un prodotto commerciale anti-reflusso che contiene la menta, basta, non dico altro. A chi ragiona, a chi ha intelligenza, se la cerca, beh, va a vedere, quindi i pazienti, molto spesso arrivano i pazienti e dicono, no, io fo questo, quindi l'anti-reflusso lo fo. No, beh, se c'è la menta, che fai qualcosa che mantiene il reflusso. E purtroppo ragazzi, ci vuole intelligenza, bisogna sempre ragionare, cioè tenere aperta la ragione, insomma, anche in questi casi, soprattutto in questi casi. Ma come si chiama? No, non posso. Dai, è molto diffuso, è una terapia antireflusso, molto diffuso, addirittura in televisione. Neoplasia del colon, inflammatory bowel disease, colite ulcerosa, morbo di Crohn, colite microscopica, è una terza entità molto diffusa, si sta diffondendo sempre di più, oltre al Crohn e al rettocolite, la colite microscopica. Necessita di biopsia, spesso si trova la biopsia del colon. Morbo celiaco, farmaci, guardate i farmaci. Macrolide, quante terapie per tosse, tosse infezioni, insomma, laringiti, faringini, macrolide, che lo fanno per diarrea. Macrolide che scatena diarrea. L'eritromicina, vecchio farmaco che sta ritornando fuori perché alcune antibiotico resistenze sono trattate con vecchi antibiotici che oramai erano venuti fuori dal ciclo, va bene, e vengono riutilizzati perché sono efficaci. L'eritromicina scatena la sindrome di Roy, però fa bene, magari guarisce la broncopolmonite, viene la diarrea, però insomma, però si sa che lo fa. Famosi insights, no? Antinfiammatori, non steroidi, antinfiammatori grassi, sono tutti associati con la sindrome di Roy, più o meno eclatanti. Prodotti contenenti magnesio, di magnesio sono tipici catartici intestinali, agenti ipoglicemizzanti, non solo la metformina, forse il farmaco attualmente più diffuso per il trattamento della sindrome metabolica o della intolleranza agli acidi, agli idrati di carbonio, ma anche le glettine, le più moderne molecole contro il diabete, hanno un'azione diarreazzante. Farmaci antineoplastici, furosemidero, l'esta, gli acidi inibitori, i primi usati nella scoperta cardiaca, spesso si associano al sindrome di Roy, la diarrea rossa. Queste sono le più frequenti. Le più infrequenti, guardate dove ho messo le rare, hormone secreting tumors, ho aperto tutti i casi clinici su quella roba là, sono rare quindi
però molto frequente qui, dipende dall'altro. Quando noi si fa un... Non sempre, geograficamente parlare, dove siamo? Vabbè, geograficamente parlando, ma a San Luca sono frequenti. Può essere che sono sottovalutate in altri posti. Cioè, fai anche il punto di riferimento, punto centrale, attrazione regionale, per cui questi pazienti vengono, sanno che magari vengono trattati qui, eccetera, e quindi fanno riferimento qui. Io penso che sia geograficamente indotta per l'attrazione dovuta al fatto che poi vengono, cioè, comodi, cioè, vengono trattati rapidamente, vogliamo essere effettuata. Penso che sia questo, spero, perché insomma, in genere questa è una situazione di GATT del 2018 che vale a livello mondiale per tutte le cause di diarrea cronica. Quindi, se nella classifica non è rara, userei dire che è rara, capito? La SBBO, quindi Small Bowel Bacterial Overgrowth, non è frequente, ma non è nemmeno tanto rara. L'ischemia della mesenterica, i linfomi, cause chirurgiche, soprattutto resezioni intestinali, incontinenza fecale, fistole interne, fistole colecisto-colidociche o colecisto-enteriche, sono spesso associate a sindrome diarroica, anche perché poi sono bypass, sono dei salti, diciamo, che vengono fatti, no? La fistola crea una comunicazione anomala fra una porzione prossimale e una porzione magari distale, quindi ovviamente i liquidi non vengono più assorbiti, quindi si crea la diarrea. La pancreatite cronica, si è già detto, le forme attiniche, la radiazione, il carcinoma pancreatico, l'ipertiroidismo è tipico, sindrome diarroica, ipertiroidismo, dimagrimento, tachicardia, abbastanza classico, diabete, le infezioni da giardia, l'amblia, soprattutto nel Monte Catinese, nella Pieve Agnevole, ci sono vari pazienti che sono affetti da questo, non so perché geograficamente provengono da questa zona. Non lavo la zona? Sicuramente c'è un fattore infettivo locale da giardia all'amblia, forse in salate, qualcosa c'è, sicuramente è tutto acquisito, però non ti saprei dire perché è difficile salire. Le rare invece, la malattia di Whipple, molto rara, la sclue tropicale, l'amiloidosi non è così rara, noi abbiamo osservato un paziente con amiloidosi epatica, aveva 25 di bilirubina e aveva la corsia epatica praticamente amiloide in tutti quanti, cioè non erano era completamente sostituito il parente epatico da amiloide. Rarissimo. Non ho capito, non c'è la possibilità perché aveva 78 anni, molto insufficienza epatica, si è spento, e poi l'insufficienza epatica terminale non è che ti dà fenomeni eclatanti, il paziente che non si è spento dal sempre, la filibina era altissima, non aveva neanche iperammonemia, però non ho fatto sanguinare bene, insufficienza epatica terminale, però voglio dire, era una minidose epatica rarissima, cioè veramente difficile vedere. Più frequenti che si osservano noi sono la amiloidosi TTR, soprattutto le cardiache, quindi sono pazienti che fanno lo scompenso cardiaco, che fanno le risonanze o degli ecocardiogrammi dai quali risulta un'iperriflettenza del tessuto muscolare cardiaco, in quanto scompenso. Queste sono tutte le amiloidosi che si osservano. Amiloidosi epatica, come ho detto prima, è Hormone-secreting tumors, che è quello di cui si è parlato, la neuropatia autonomica, la diarrea factitia, cioè quella diarrea che c'è ma non c'è, nel senso non esiste. Qui si potrebbe dire anche un'altra diarrea, la pseudodiarrea, sapete? Ci sono dei pazienti, ci sono avuti due, una all'inizio dell'anno e una ci sarà ricoverata ora, che manifestano pseudodiarrea, cioè sembra una sindrome diarroica, però, ad esempio, anche quest'ultima aveva dei fecalomi, accumulo di feci all'interno dell'intestino. Quindi, quando questi fecalomi sono particolarmente grossi e impediscono il flusso, determinano una sindrome ostruttiva molto. I liquidi si accumulano, poi a un certo punto i liquidi, perché anche il fecaloma poi tende a una componente più o meno densa, ma insomma poi si sfalda, e viene questa diarrea, no? Capito? Questa immediata emissione di feci liquide, feci, ma poi sono secrezioni intestinali liquide, per cui dico, c'è la diarrea. Non aveva indici di flossi, era una pseudodiarrea, da ostruzione da fecaloma. Quindi ostruzione intestinale,
può dare la pseudodiarrea. Ah, l'ossifero intestinale non è solo dovuta alla fecalopoli, può essere dovuta al polvo, può essere dovuta all'intossicazione. Come c'è stata questa paziente all'inizio di 2 anni fa, da fecalopoli in laparoscele da pregresso trattamento di ernia periombilicale, laparoscele così per maglio, all'interno di questa laparoscele le ansie intestinali del colon trasverso e l'ascendente si erano riempite di fecaloma e l'intestino si era parzialmente rigirato su se stesso e aveva fatto una sindrome ostruttiva. Sembrava un'occlusione intestinale, ma occlusione intestinale anche organica, magari si pensava appunto a una formazione tumorale. In realtà poi con la colonoscopia, lo stesso colonoscopio che ha permesso il riposizionamento dell'intestino nella sua posizione normale e la sindrome è passata. Però ragazzi, quando si dice l'addome è la tomba del medico, è così. Cioè da fuori tu vedi sto la pancia enorme, con la pancella, con le permane, con le fecalomie alla diretta dell'addome, vedi il livello 3, ok. Non è facile, capito? Quindi attenzione, perché forse l'addome è la parte più critica per chi dice. Quindi state sempre attenti e soprattutto la pseudodiarrea, che poi appunto, come si diceva, può essere anche un'ostruzione data da un'ostruzione intestinale tipo neoplastico che ogni tanto fa passare questi lipidi a monte che si liberano in modo anche anarchico. Poi c'è questa che è stata isolata negli anni 80 in Minnesota, che è la pregnant diarrhea, che è un'infezione, possibili infezioni causate da inquinamento delle acque, però nel nostro caso sono negli Stati Uniti, francamente da noi non si può essere. Questo è l'inquadramento clinico. Ah, scusate, che ore sono? Ci siamo? Cioè, avete fino alle 7? Sì, abbiamo 15 minuti. 10 minuti. 15. Vabbè, 15 minuti. Questo è l'inquadramento clinico. Cosa fare come primo, come primo assessment da un punto di vista clinico? Beh, andiamo a vedere intanto il sangue, se è presente un'anemia. Se è presente un'anemia acuta o cronica, perché se la ferritina è alta e c'è una sindrome anemica, è una condizione cronica e non c'è carenza di ferro, il ferro è accumulato, va bene? Quindi la ferritina è importante in questo senso, perché le malattie croniche si associano all'iperferritinemia. Proteina C-reattiva, la funzione tiroidea, la serologia per un morbo celiaco, la ricerca del clostridium difficile, l'uova, le cisti, i parassiti, la calprotettina fecale. Considerare anche la Feces Immunochemical Technique o Feces Fecal Occult Blood Test, cioè il sangue occulto nelle feci, sia in misura biochimica che il sangue occulto come si dosa normalmente anche in prevenzione per le forme tumorali. Se c'è invece, vedete, una diagnosi infiammatoria o neoplastica, oltre alla FIT oppure al FOBT, considerare ovviamente la colonoscopia e l'ileoscopia con biopsia. Nel sospetto di morbo celiaco, endoscopia della parte della porzione della seconda porzione duodenale con biopsia dei villi, perché se c'è atrofia dei villi, quindi c'è la classificazione da MASH 1, 2, 3, eccetera, allora c'è una sicura diagnosi di morbo celiaco. Nella inflammatory bowel disease del piccolo intestino, e qui è un pochino più difficile perché il ragazzo superiore non ci arriva, quando superiore ci arriva bisogna andare sul letto di risonanza. Alla fine la diagnosi può essere particolarmente intaginosa e bisogna risalire alla videocapsula, che è disponibile a Careggi e si fa normalmente sempre come metodica diagnostica di secondo o terzo livello. Quindi bisogna prima escludere tutte la gastroscopia, la colonoscopia, l'enterorisonanza. Se poi non si riesce a capire l'origine della diarrea, della perdita di sangue dall'intestino, dalla parte, si ricorre alla videocapsula. Direi che qui non c'è da dire altro. Come step successivo, escludere un malassorbimento, quindi dosare il ferro, vitamina B12, folati, calcio, l'albumina. L'immunodeficienza, quindi testare una HIV positività e il livello delle immunoglobuline, se c'è anche un deficit di immunoglobuline, soprattutto delle gambe. Anche in questo caso è un fastidio difficile, pare confermato. Nella diarrea d'acidi biliari,
si misurano soprattutto gli acidi biliari fecali e si fa il test, è abbastanza diffuso. Nella colite microscopica ovviamente è necessaria, come si diceva, la biopsia. Nel malassorbimento da lattosio ovviamente c'è il test al lattosio, disponibile anche questo. Nel malassorbimento bisogna testare l'elastasi fecale o la risonanza magnetica. Nel malassorbimento multifattoriale bisogna riconsiderare di nuovo l'enterografia, cioè anche diciamo, la gastroscopia, fino addirittura arrivare in più profondità possibile, con la necessità però anche di fare biopsie digiunali, quindi con il gastroscopio si arriva molto più in basso e si preleva parte del mucoso digiunale. Se c'è una overcrescita batterica del piccolo intestino si può fare trials antibiotici, qui è abbastanza importante la scelta dell'antibiotico in terapia, perché spesso gli antibiotici non sono diciamo, efficaci nell'impedire la crescita batterica, quindi ci vuole una buona diagnostica per quanto riguarda i ceppi batterici che vengono isolati e quindi antibiotico in terapia mirata. Per quanto riguarda invece i disordini strutturali di tipo chirurgico, e se c'è una fistola, ovviamente questo si farà una diagnostica sia in risonanza che in TAC dell'addome e della pelle. Cause rare, come vedete qui, c'è sempre tumori polmoni secernenti, come si diceva, quindi del dosaggio del 5-idrossido acetico veterinario. E invece per la fattitia, la diarrea così, diciamo così, non vera, si fa lo screening della lassativi a livello urinario, perché il soggetto può assumere lassativi in modo cronico, non riferendolo, e naturalmente va considerata anche il ricovero del paziente. Quindi magari si dice no, io non assumo questi lassativi in modo cronico, però si ricovera, poi si controlla in realtà quel ricovero se veramente li assume o no. Insomma, questo almeno c'è un controllo superiore sia di giorno che di notte. Per il trattamento delle diarree, questa è la terapia. Cioè, l'operamide, due compresse alla prima scarica e una compressa ad una scarica. Per dire come il trattamento delle diarree si molto semplice, no? Farmaco principe di tutto il mondo, non c'è altro. Naturalmente la cosa importante è questa, come si diceva all'inizio, c'è una disidratazione importante, un equilibrio idroelettrolitico alterato, una disidratazione. Considerare l'insufficienza renale acuta, la creatinina comincia a salire, 1, 1,5, 1,3, 1,5, considerate che anche il delta di 0,3 di creatininemia è importante per una possibile compromissione renale nel tempo. Il paziente è entrato, ad esempio, nell'altro con 1,7 di creatinina, cominciato a manifestare una sintomo diarroica, è arrivata a 3,38 di creatinina, perché la disidratazione può essere foriera anche di insufficienza renale acuta grave da trattare immediatamente. Io direi che sostanzialmente la cosa importante è questa, trovare la causa della diarrea. Il che l'avete visto prima, le cause sono più di una. Va bene? È perché l'antidiarroico può bloccare, quindi diciamo la sindrome diarroica può sparire, però l'infezione resta e l'infezione si può complicare, anche il discorso del megapolontossico. Che è una possibile evoluzione. La diarrea è un meccanismo diciamo, protettivo? È protettivo, cioè, è protettivo per liberarsi, però certo. Se continua ed è su base infettiva, te devi identificare la causa. Sì. Se c'è un batterio, devi trovare, devi innanzitutto identificare la causa della diarrea e fare quindi un periodo di terapia specifico. Se blocchi la diarrea e basta, te la sindrome diarroica non ce l'hai più, però c'è il rischio che l'infezione prenda. Domande? Su, interazione. Tutto chiaro? La diarrea e l'addome è una delle cose più difficili che ci siano in medicina, io lo so, poi vedrete, non è facile, assolutamente. Perché si presenta al paziente, c'è la diarrea, 10 scaricatori. Grazie. Che ti fai? Cioè, devi identificarlo, l'anamnesi fatta bene, l'esame obiettivo, è diciamo, il test di prova per il medico. Che sempre si continua a imparare,
test di, per noi, e quindi lo immagino anche per voi. Quindi, analisi a obiettivo fatti bene, analisi il 90% dei casi ti chiarisce, cioè se è un bevitore di zuccheri, di RA sarà di tipo osmotico perché bevi troppi zuccheri, insomma l'analisi ti chiarisce molte cose, oppure la sintomatologia dolorosa localizzata, o pregressi interventi chirurgici, o ricoveri precedenti con trattamenti antibiotici, già questo ti dà un'idea di possibile infezione da clostridium difficile, però insomma gli RA d'astra, questo è una prova sicura, però non sempre così. Ma ognuno che entra in medicina interna fa il tampone rettale. Allora, il tampone rettale, grazie a Dio, è una procedura che viene fatta d'obbligo a tutti i pazienti, anche nei trasferimenti da reparto al reparto. Quello però isola le enterobatteriaci e carbapenemase resistenti, oppure le vancomicino resistenze. Non isola gli agenti eziologici, ad esempio, infettivi, cioè non è da vedere. Il tampone rettale non è qualche cosa di così generico che ti può far fare diagnosi immediata, ti isola soprattutto, e purtroppo dal 2008 Careggi è il primo nel mondo dove si è isolato, non isolato di enterobatteriaci, purtroppo è venuto a risalire il lucido di Careggi, però che non si sta diffondendo, quindi il tampone rettale serve a isolare il più possibile questi soggetti che restano infetti anche per mesi e che naturalmente se sono spesso anziani o più interessati dal punto di vista di patologie possono ricoverarsi più volte e quindi diffondere queste enterobatteriali in più reparti, anche perché poi basta non toccare le feci del paziente, non succede nulla. Purtroppo, ad esempio, le spore del Clostridium difficile, è stata fatta un'indagine da Conte a Milano, il professor Conte di medicina interna, erano sui supporti del letto. Quindi i parenti venendo a trovare come stai, si appoggiavano, prendevano le spore del Clostridium difficile e poi dopo le portavano a casa. Per dire come è difficile, magari vengono lavate le coperte, vengono lavate sotto il letto, cioè, però i letti. Sì, ma posti, questi. No. Io ho visto che lavano tutto. Sì, lavano tutto, però voglio dire, si trova certe volte un veicolo anche tramite cose che in un momento pensi che non siano veicolo di spore batteriche. Per esempio il wipe test fatto per questo, ora è un altro discorso, per l'HPSG, ormai c'è la vaccinazione e l'eradicazione quasi ovunque del virus B dell'epatite, però a Napoli è stato fatto il wipe test, cioè praticamente si cercava l'HPSG sulle superfici dei gabinetti dentistici ed era presente nei gabinetti dentistici, sulle superfici non c'è la possibilità di contaminazione. Perché è molto resistente questo. L'HPSG è il virus al DNA, molto resistente. Pensa, i sieri di HBV positivi sono stati trovati ancora infettanti dopo essere stati quei 20 anni e in frigo negli 80. DNA del dinosauro, si fa, si studia il DNA del dinosauro. Arrivederci. Grazie.